Croccantissima, semplicissima e coloratissima, la scrocchiona con peperoni. Allora, ve lo faccio sentire. In una ciotola mettiamo 250 g di farina di tipo 0, aggiungiamo 130 ml di acqua a temperatura ambiente e in seguito aggiungiamo 20 ml di olio di oliva. Poi, siccome non abbiamo lievito all'interno di questo impasto, andiamo a mettere 7 g di sale, quindi andiamo ad impastare tutto insieme. A questo punto prendo l'impasto e continuo a lavorarlo sul piano di lavoro finché non diventa un impasto omogeneo. Ora vado ad oleare in superficie qui sul piano di lavoro, poso la mia palla di impasto, la giro nuovamente e copro con la stessa ciotola con cui noi abbiamo impastato. Lasciamo riposare per 15 minuti. E dopo il riposo della pasta la andiamo a stendere sottile per poi metterla in un tegame rotondo oppure rettangolare. Io la metterò in una placca, quindi stendo. E ora prendiamo l'impasto sottile, mettiamo così sul braccio, prendiamo una teglia o una placca, quello che volete, rivestita da carta forno, come vedete oleata, e la adagiamo su di essa. E poi la andiamo a sistemare. Come vedete è molto molto sottile. Ora con una forchetta sbucherelliamo tutta la superficie. Cospargo la superficie con un peperone rosso, guardate, tagliato a fette. Potete mettere anche quello verde o quello giallo. Vado a sbriciolare in superficie questi tarallini pugliesi. Questi sono tarallini con finocchietto, ma potete mettere quelli che volete. Quindi li sbriciolate grossolanamente e li spolverate in superficie. Ora un po' di rosmarino fresco, una spolverata di sale, una di pepe nero e un'irrorata d'olio d'oliva. Ed ora inforniamo in forno preriscaldato ventilato a 170 gradi e andiamo a cuocere per 25-30 minuti. Ci vediamo all'assaggio! Sembra un dipinto, il dipinto di tisana a mano in pasta, la scrocchiona ai peperoni e una pizza senza lievito. Guardate che meraviglia! Avete visto? Beh, vado a tagliare e facciamo l'assaggio. Siete pronti per questo meraviglioso assaggio? Io non vedo l'ora. Allora, innanzitutto guardate. Guardate anche la parte di dietro. Che ne dite? Scroccherà o non scroccherà? Allora, ve lo faccio sentire. Mamma mia! Bontà! Beh, allora, penso che non ci sia molto da dire, perché si è visto. Mamma, che spettacolo! Allora, io vi chiedo di farla come sempre, e perché è davvero scroccante, buonissima, mamma mia! E poi potete sostituire con ciò che volete. A parte i peperoni, potete mettere zucchine, melanzane, ma di tutto e di più. Allora, l'importante è che non mettete ingredienti che bagnano l'impasto, questo è fondamentale. Grazie a tutti di cuore da Tiziana Manimpasta, alla prossima! Mi raccomando, fatela, ciao!